Eccoli, ragazzi di seconda media, sono sul campo di San Vittorio Roma. Molto bene. Quarta gara della giornata, ragazzi di seconda media. Mancano, oltre a questa, sono un po' di gare per il programma. Nella 26esima edizione della Cicloturismo di Pesca. E all'interno della due giorni della 90esima edizione storica della Cicloturismo che avrà il suo clou domani alle ore 13.30 con la gara femminile alle ore 14.15 con la gara maschile. Altri atleti ci hanno raggiunto per le premiazioni, molto bene altri atleti. Allora, sono arrivati altri atleti qui nella zona delle premiazioni, ma nel frattempo non distraiamoci, c'è la gara maschile di seconda media, e quindi la gara maschile di seconda media. Stanno per salire sull'argine del fiume Verona, eccoli, i ragazzi che si arrampicano verso il fiume Verona, verso la zona del circolo, che si troveranno qui per l'arrivo. Allora, siccome abbiamo una gara maschile, ci facciamo aiutare dalla campionessa del mondo, del 20 dei 3.000, che è Teresina Fattoni, e dalla seconda, quindi la vice campionessa del mondo, dei 3.000 atleti, che è piena delle premiazioni. Quindi dopo avremo anche due atlete che saranno impegnate domani nella gara femminile, saranno le prime a pensare di andare a fare domani. Loro due si inizieranno a fare questo domani nella edizione 52esima a 3.000 della Cicloturismo. Ci sarà la figlia della nostra italiana campionessa europea, anno 23, e le due campionesse anno 20 che hanno raggiunto ieri per Kenya. Ma attenzione, siamo all'arrivo della gara della seconda media maschile, ci sarà uno sprint, sono in due al comando, eccoli qua, ultimi 50 metri ragazzi, fuori tutte le energie, eccolo qua lo sprint, 296 di che scuola? Nerviano ha fatto man bassa e poi e secondo Bombesin della Riva, e anche l'arrivo del terzo classificato che è delle Colbe, quindi Nerviano, Bombesin della Riva e Colbe, i primi tre classificati, rimanete qui che passiamo alle premiazioni, Questa quarta gara della giornata, gara riservata ai ragazzi di seconda media. Mancano solo due gare per chiudere il programma odierno. Grazie.
Allora, i ragazzi che non si devono fermare per le premiazioni possono tranquillamente iniziare ad avvicinarsi alla zona dell'uscita, mentre noi cerchiamo di recuperare l'ufficializzazione della classifica per passare alle premiazioni dei ragazzi di seconda media, quarta gara della giornata riservata alle scuole medie. Ricordo che in mattinata abbiamo avuto anche le gare riservate alle scuole superiori. Ultimo controllo da parte dei cronometristi e poi avremo la formalizzazione della classifica per questi ragazzi di seconda media. Eccoci qui, siamo pronti per andare alle premiazioni. Allora Luigi, giusto? Allora, per premiare, come dicevo prima, chiamiamo sul podio la campionessa del mondo Under 20 dei 3000 e la vice campionessa del mondo dei 3000, che sono Teresia Mutoni, please, thank you, e Zena Cemutai. Thank you so much. Yes, go. Eccole qui che ci aiutano per le premiazioni. Ok. Allora, chiamiamo sul terzo gradino del podio in rappresentanza delle scuole Colbe di Legnano, Luigi Morelli. Bravo Luigi. Ok, yes. Eccola qui, Teresia che va a mettere la medaglia. È un augurio, eh? Lei è una campionessa del mondo under 20, loro hanno poco più di 12-13 anni, magari nel loro futuro, chissà. Poi secondo per le bombe sin della Riva abbiamo Achille Pietro Semoli riceve la medaglia d'argento. Invece Zena Cemutai è la seconda dei 3000 under 20 ai mondiali di Nairobi dell'anno scorso, e invece primo ancora da Nerviano, istituto comprensivo Via dei Boschi, abbiamo Filippo Fiocchi. Bravo Filippo, primo classificato. Brava Teresia, che adesso che ti do la medaglia qui? Salta sul podio prima. Eccoli qui. Ok, Teresia e Zena, can you stay closer for the photo? Ok, thank you. Perfect, thank you so much. Eccole qua. Benissimo, questo è il podio dei ragazzi di seconda media. Bravissimi, e grazie, thank you so much Teresia e Zena, thank you. Ok, benissimo. Abbiamo visto la premiazione dei ragazzi di seconda media e adesso penultima gara della giornata, gara riservata alle ragazze di terza media. Un attimo solo che lasciamo arrivare i fotografi.